Io la mia fede è come se fosse parte di me. Stefano ha 26 anni, ha gli occhi marroni, due protesi acustiche, i capelli castani, e crede che Gesù sia il Cristo, il figlio del Dio vivente. Certo, poi ci sono tante altre cose, ma togliete una di queste e Stefano non esiste più. È qualcun altro, ma non Stefano. La fede è una componente fondamentale della sua persona. Se anche fosse per me possibile scegliere di non credere, sarebbe come svegliarmi una mattina e accorgermi di non avere più un braccio o una gamba, o che mi manca la vista. Sarebbe come privarmi di qualcosa che non solo mi rende integro, ma che mi rende meglio, certamente prima di tutto, agli occhi di Dio. Che fede è la mia? È un credo assai essenziale. In camera ho appeso alla parete di fronte al mio letto, in posizione tale da poterlo visualizzare ogni mattina appena sveglio, un foglio A4 normale, a mo' di cartello, a mo' di poster, con su scritto in grande: l'amore non verrà mai meno. Dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, versetto 8. Dentro di me il Signore ha posto una forza speciale ed essa mi dà la possibilità di fare del mio meglio ogni giorno. Questa forza è il suo amore. Mi guardo dentro e contemplo lo sguardo amorevole di Dio Padre. È come se mi dicesse: guarda che bello che sei con questa tua fede. Nessuna forzatura alla santità, nessun comando a rinchiudersi in un eremo remoto e lontano dalla civiltà, nessun divieto categorico, nessuna pretesa di perfezione disumanizzante. Solo: guarda che bello che sei con questa tua fede. Oggi, andando a immergermi in questa vasca, è come se rispondesse al suo commento: sì, Signore, è così. Ti rendo gloria, mio Dio. Alleluia. Io penso che Dio, con noi suoi figli e figlie, usi il rinforzo positivo. Non credo in un Dio bonaccione e lassista. Ho però fede nel fatto che il Signore Gesù non perda l'occasione di dirci bravo, brava, nella maniera più fiera, autorevole, solenne, eppure affettuosa, possibile. L'Evangelo, l'abbiamo sentito oggi, è pieno di racconti di gente a cui Cristo esprime la propria approvazione. E non perché abbiano dei meriti particolari, anzi, ma semplicemente perché Gesù queste persone le ama. Forse quando riemergerò dall'acqua non si apriranno i cieli, non ci sarà la luce all'occhio di bue calata dall'alto su di me, viene sempre in mente il film di Zeffirelli. E una colomba non rimarrà sospesa sopra la mia testa, ma quel bravo che risuonerà chiaro e potente nel mio cuore sarà un segno più che sufficiente. E risuonerà, certo che risuonerà, perché io credo che Gesù è Dio. Dio è amore e l'amore non darà mai meno. Ci siamo. Siamo dentro una vasca e c'è dell'acqua. Allora, una domanda è d'obbligo, pretende una risposta semplice e chiara.
anche in questo momento. Tu, Stefano, credi nel Signore Gesù come tuo personale Salvatore? Sì, io credo. Allora io ti battezzo, la comunità, tutti insieme, ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.